pronto il via. Ed ecco qui che si dà inizio a questo match. La chiusura ancora di Zvierkowski per Giappa. Parte il destro e il grandissimo gol da parte di Giappa, che si è girato a tutta velocità. Thiago Grippi e Spindola. Parte il destro, colpisce la parte esterna del palo. Può partire il contropiede da parte della formazione ospita con Zvierkowski. Parte il sinistro centrale e la rete del pareggio dell'ex di turno. Zvierkowski va a trovare la rete del pareggio. Juan Fran contro Zvierkowski. Bel sito, parte il tiro, che è in mezzo però Zvierkowski. E poi attenzione, il gol di Jonas, che trova il pertugio su questo scambio al limite dell'area di rigore. Il destro vincente. Denner parte il sinistro e ancora una volta alza sopra la traversa. È Pietrangelo che fa su il pallone per Giappa. Giappa per Murillo, il pallone che va in rete. Ottimo passaggio di Murillo per Thiago Grippi, che era tutto solo nei pressi della porta avversaria. Un bell'assist con l'esterno destro per Thiago Grippi. È arrivato il fischio per la partenza di questa ripresa. Gli strappa il pallone, bel sito, lo dà per Giappa. Parte il tiro e sotto porta. È pronto sul secondo palo a mettere il pallone in rete Murillo. E quindi la Came torna in vantaggio dopo l'1-0 realizzato nei primi minuti del primo tempo. Nella salvezza, ma attenzione, Giappa spreca clamorosamente un gol già fatto. Ancora per Denner e un bel diagonale di destra. Murillo per la formazione, attenzione alla possibilità del gol, ed eccolo qui il quarto gol, la doppietta di Murillo a 7 minuti e 42 dalla conclusione. Ha trovato il pertugio giusto la formazione della Came, ed è la prima volta che succede per la Came. E intanto il clamoroso palo e poi c'è il pallone che va in rete, il gol di Thiago Grippi a porta vuota. La formazione di casa riesce a raggiungere quota 5 a 4 minuti e 53. Si lotta su questo pallone e il gol, la rete realizzata da Ortisi a 3:42. Vuole a tutti i costi accorciare nuovamente le distanze, lo può fare e infatti è così, e infatti è così. Totoskovic trova il 5-4. Parte il tiro e il gol, il pareggio da parte di Ortisi, il capitano. Zvierkowski, parte il tiro e finisce qui la partita. 5-5, l'esultanza, la giusta esultanza, la giusta esultanza da parte dei giocatori del GDM Futsal.